Dobbiamo trovare Motoi in tempo. Forse se tornassi a Central Street. Se torniamo a Central Street, che succede? Cioè, l'importante è che non ci fanno fare di nuovo Zuffa e Baruffa. Però, ok, sono a Central Street. Di nuovo inizio giornata. Ora so che Motoi agirà da solo e che troverà Shoka a Shibuya Stream una volta che sarà sbloccato. Il problema è che non ho idea di cosa combinerà prima. Quindi oggi si comincia a Central Street, eh? E così si comincia. Come butta, giocatori! Dobbiamo andare subito allo Shibuya Stream. Se vinciamo prima la guerra, forse c'è speranza di salvare Motoi. So che non ci crederete, ma oggi potrete sfidarvi di noi in Zuffa e Baruffa. Ok, riflettiamo. Fra non molti più Rart ci prenderanno a Central Street. Quindi, anche se sorvegliassero ancora col di Spagna, comunque sono ridotti all'osso. Scommetto che sono già qui e che sono nascosti. Tutto bene, Tamarindo. Stavamo cercando di decidere dove andare, Tipsy Top solo col Central Street. Oh? Se non erro è esattamente dove ci troviamo ora. Ascoltate, ho già visto il futuro. Fammi indovinare, è un gran casino. Ma se il futuro deve ancora succedere, io... Ah, giusto, ancora tu non sai del trucco speciale di Rindo, eh? Trucco, tipo prestigiatore. Non proprio, posso tornare indietro nel tempo, ma solo nella giornata. Mi prendi in giro. Sono serio, ma non posso usarlo quando mi pare. Solo quando le cose si mettono molto male. Ma, cioè, tipo... Come hai imparato a farlo, scusa? Onestamente, boh. Se ora siamo una squadra è perché il nobile Rindo è tornato indietro nel tempo. Già, Tsugumi è più forte di quanto sembri. Non ero sicuro che saresti riuscito a batterla da solo. Magari avessi anch'io questo potere. Spesso torna utile. Ma torniamo alla proposta di restare qui a Central Street. Ah già, il territorio dei pirati è praticamente sgombro. Perché stanno venendo qui a conquistare Central Street? Cosa? Ma perché non l'hai detto subito, scusa? Io... fa niente. In ogni caso il loro piano è rubarci il territorio mentre non ci siamo. Se perdiamo tempo come l'ultima volta, beh, Motoi sarà spacciato. Davvero? Wow! Oh cielo! Allora dobbiamo stare agli invasori e occuparci di loro senza indugiare. Esatto? Esatto, ciò che conta è evitare di sprecare tempo. E come dovremmo fare a trovare questi invasori? Ci sarà un modo per distinguere i giocatori dalle persone normali. La spilla. Poi, sincero, basterebbe vedere come sono vestiti. Tombola, c'è una persona che non posso scansionare. Sì. Io bello, sono giocatore, no? La discrezione di persona. Finge di non averti sentito. Adesso gli tiro un pugno in testa, vediamo se quello lo sente. Oh, maledizione, la copertura è saltata. E il plan è rovinato. Allora sei davvero uno dei pirati. Come mi avete scoperto? Ma non importa. En garde, Witch Twisters. Chissà se però me li aggiunge ai punti. Ne dubito, però. Our party is equipped to win. Vediamo, ok, sono in 4, forse è una battaglia unica. Madonna, il ritorno in grande stile della pietrificazione. Colpiteli! Madonna mia, la pietrificazione è buona tanto quanto è buona il congelamento, veramente. Mamma mia, che sfacelo che gli abbiamo fatto sti stronzi. Spero che fosse comunque un combattimento solo e non più di uno. Allora, questa qui non è male, soprattutto per la eventuale possibilità di pietrificare qualcuno. Il problema è che mi sembra che a livello comunque di danno è ampio raggio. Però non faccia molto danno, cioè nel senso il tempo che fa l'azione deve comunque far passare forse un giro per fare il danno, non ho visto bene. Chissà se però si poteva scoprire subito il tizio lì, sistemato. Dite che erano tutti qui.
Non riesco a individuare altri che sono immuni alla scansione. Beh, intanto abbiamo anticipato la loro mossa. Spero che così avremo abbastanza tempo. 5.000 yen. Va bene, penso che possiamo ritornare nel nostro tempo. Io avrei chiesto effettivamente tramite Bita ad Uzaki se aveva ancora le chiavi o se questo sistema delle chiavi è stato dismesso. Non che ce l'avrebbe date, non che ci avrebbe aiutato, però... Tamarindo, guarda! Emotoi, lui... Frena, campione! Oh? Hai detto che non puoi usare il tuo potere quando ti va, giusto? Non sprechiamo questa occasione, c'è un demone, yo! Restiamo calmi e tranquilli! Sono d'accordo, faremo meglio ad aspettare un momento più propizio per colpire. Sai, la missione di oggi mi sembra ancora uno scherzo. Sono rimasto sconvolto quando l'ho scoperto. Ma mai quanto te, presa di mira, suddenly. In realtà, non me ne frega niente di essere il bersaglio. Il gioco stava diventando troppo noioso per i miei gusti. Mi sta bene tutto, purché lo renda interessante. Ah, Yaveo, interessante. Chi avrebbe mai pensato che la mera noia ci avrebbe portato qui? Ti starai rendendo conto della gravità della situazione. Non lo dai a vedere, ma sono sicuro che presto ti metterai a trembare come una foglia. Ah, bella questa. Hai una bella immaginazione, questo te lo concedo. Che la stima, il mio cuore è con te, davvero. Ma ormai non posso più tirarmi indietro, no? Ci sei solo tu tra me e il mio destino. Oh, really? Destino, dovresti smetterla di leggere l'oroscopo. Cerca di restare con i piedi per terra, tesoro, perché non c'è modo che tu possa sconfiggermi. Questo lo vedremo. Combatti la tua paura di combattere. Motoi, aspetta! C'est vrai? Signor Rindo? Désolé, ma questa battaglia è mia e soltanto mia. Tuttavia, se questa demon dovesse uccidermi, spero che mi vendicherai. Ma sei col computer in mano ancora. È ora di dimostrare cosa sono capable of fare. Non mi aspetto nessuna pietà da te, gattina. Va bene, l'hai voluto tu. Ma non dire che non ti avevo avvertito dopo che ti avrò fatto a pezzi. Ah! Ancora, Motoi. Già rinunciato al tuo destino? Smettila, Motoi. Non vincerà nessuno se ti fai cancellare. Cavolo, così non funzionerà. Devo arrivare qui prima. Stai incasinando tutto, Rindo. Dobbiamo trovare Motoi in tempo. Forse se tornassi a Col di Spagna... Rindo, che casino stai combinando, dannazione. Ti si ritorcerà contro tutto sto ritornare indietro nel tempo. Col di Spagna è occupato dai Pirat, giusto? Dovremmo essere appena entrati nel loro territorio. Però hai detto che non abbiamo molto tempo, giusto? E se la memoria non mi inganna, dicevate che quest'area è poco sorvegliata, right, giusto? Sì, avete tutti ragione. L'unico problema è che dobbiamo agire diversamente anche qui. Se vogliamo che Motoi abbia un futuro migliore, almeno. Aspetta, quindi stracciare quei Pirat a Central Street non è bastato? Evidentemente no. Motoi si è lanciato in attacco suicida contro Shoka. Ci ha anche chiesto di continuare a combattere per lui. Non è che forse è tutta una tattica e lui non è morto, Rindo? Perciò l'unica opzione è raggiungerlo prima e convincerlo a cambiare idea. Ok, però anche se lo salviamo non è che entra in squadra con noi, no? Ascolta, Fred, dopo che Shoka l'ha colpito non si muoveva più. È possibile che i demoni possano cancellare i giocatori prima dell'ultimo giorno. E questo manderebbe in fumo il piano di Canon, ok? Cioè, sì. E poi... Sì? Motoi, o meglio Another, mi ha insegnato tante cose, anche se indirettamente. Non sarei chi sono se non fosse per lui. È proprio bravo a spiegare le cose. Con me ogni sua parola coglieva nel segno. Con lui ho capito come parlare coi miei e coi miei amici. Mi ha dato un sacco di consigli per gli studi. Non sapevo nemmeno decidere cosa volessi per cena prima di conoscerlo. È che sento di dovergli tutto. Alla faccia! Per questo non posso abbandonarlo al suo destino. Lo so che è nostro rivale, lo so. Ma non posso lasciare che muoia. Show. Tranquillo, zio. A me non devi spiegare niente. Non saprò fare cose assurde come prevedere il futuro. Ma fidati che questo non mi impedirà di provare a cambiarlo. E se la prima volta non dovessimo riuscirci, ci riproveremo ancora e ancora. Grazie, Bit. Anch'io non ho motivi di oppormi al nostro piano, nobile Rindo. Faremo tutto ciò che è in nostro potere per salvare Motoi da quel demone. Sì, sì, tutto molto bello, ma come vogliamo procedere esattamente? Fra non molto verremo circondati dai Pirat su quelle scale laggiù. Se solo riuscissimo a evitare che succeda... Facile, basta essere prevedibili. Sicuro che volessi dire così? Forse voleva dire imprevedibili. No, non mi... Oh,
Forse sì. Non approfondirei oltre la questione, per il bene di tutti. Sì, come dice lei, io. Insomma, facciamo un'imboscata all'imboscata, ok? Ah, vuoi dire prenderli di sorpresa? Per me va bene. Anche per me, dai. E come li cogliamo di sorpresa? Vai di schiena. Una coltellata nei reni. Guarda un po' i Witch Twisters. Che sorpresa vedervi qui. Ah, c'è Slafin, la sconfitta è vicina. Però se non ho via di scampo, allora tanto vale farmi valere e combattere. Certe cose non cambiano, vedo. Hai ragione però, non possiamo fare altro che combattere. Oh, povero, povero, povero me. Dovresti sceglierti dei rinforzi migliori, io. Cosa? Assurdo, eh? Ci hanno lasciato prenderti di sorpresa. Come avete fatto? Non è il primo tentativo di imboscata che subiamo a Col di Spagna. Proprio così, ed è già passata una settimana, tra l'altro. Non parlavo con voi. Ti rivolgi così al tuo miglior compagno d'armi? Perché mi sento come se fossi vittima di uno scherzo? Non importa, ero consapevole che il mio era un piano risqué. Un piano che? Qualcuno dormiva durante l'ora di francese. In breve sono venuto preparato a ogni evenienza. Davvero, ti trema talmente tanto il mento che quasi non ti sento. Let's go. Smettetela di prendermi in giro. Les Estefans... non so come si legge. Les Enfants Terribles. Il francese è una lingua spaventosa. Ve lo do io, lo spaventoso. Quindi combattiamo io e te o... io e altri due te? Boh, vedremo. Di sicuro non sono sei come prima. Ah, sono in tre. Cambia molto. Dai, beccati questo. Perfetto. E questo è andato. È ancora vivo l'altro? Sì, è ancora vivo, ma bloccato nei sassi. Ma è bello che poi se la tirano anche mentre continui a colpirli, sti deficienti. Cioè, tu li colpisci tutti di loro. Boh, vabbè. Chissà come si evolve poi questa. Se diventa un tornado più grande, più forte. Boh. Ottimo, siamo stati più svelti della volta scorsa. Ehi! Ehi, ora dell'aggiornamento! I Witch Twister hanno appena conquistato un territorio. Il che significa che possiamo dire addio ai Pure Heart. Andrà meglio la prossima volta, ragazzi. Bene, ora si ritorna al futuro. E si convince Motoi a cambiare idea. 5.000 yen. Wow, che premio! E ritorniamo al futuro. Io te l'ho detto, Rindo, secondo me Motoi ha un piano e tu stai incasinando tutto, fidati. Fidati che stai rendendo tutto più difficile di quanto dovrebbe. Vediamo. Eccoli qua. Allora, qual è il piano per far cambiare idea al nostro frate? Forse conviene stare in disparte e aspettare il momento giusto per parlargli. Una cosa del genere, sì. Restiamo in attesa e vediamo come si evolve la situazione. Mi spiace rovinarti i piani, davvero, però una mezz'attacca come te proprio non può niente contro di me. Non ne sarei così sicuro se fossi in tua, perché non sono davvero alone, vedrai. Ho degli alleati a differenza di te, cara Shoka, alleati a cui importa di moi. Mi spiace per chi è tanto idiota da allearsi con te. Allora, Sputarrospo, come hai fatto? Li hai raggirati? O sono troppo stupidi per capire la situazione? Ma sta zitta. Dimmi, hai idea di quanti follower avessi? Another era seguitissimo su tutti i social. Hai detto Another? Oui, madame, era il mio pseudonimo quando ero ancora vivo e vegeto. Ma c'è un mio fan in particolare verso il quale nutro grandi speranze. So che non mi deluderà. Sai, la missione di oggi mi sembra ancora uno scherzo. Sono rimasto sconvolto quando l'ho scoperto. Ma mai quanto te, presa di mira così suddenly. In realtà non me ne frega niente di essere il bersaglio. Il gioco stava diventando troppo noioso per i miei gusti. Mi sta bene tutto purché lo renda interessante. Ah, Yaveo, interessante. Chi avrebbe mai pensato che la mera noia ci avrebbe portati qui? Ti starai rendendo conto della gravità della situazione? Non lo dai vedere, ma sono sicuro che presto ti metterai a trembar come una foglia. Bella questa. Hai una gran bella immaginazione, questo te lo concedo. Che se la stima, il mio cuore è con te davvero. Ma ormai non posso più tirarmi indietro, no? Ci sei solo tu tra me e il mio destino.
Oh, really? Destino, dovresti smetterla di leggere l'oroscopo. Cerca di restare con i piedi per terra, tesoro, perché non c'è modo che tu possa sconfiggermi. Questo lo vedremo. Combatti la tua paura di combattere. Motoi. C'est vrai? Signor Rindo. Désolé, ma questa battaglia è mia e mia soltanto. Tuttavia, se questa demon dovesse uccidermi, spero che mi vendicherai. È ora di dimostrare cosa sono capable a fare. Non mi aspetto nessuna pietà da te, gattina. Va bene, l'hai voluto tu. Ma non dire che non ti avevo avvertito dopo che ti avrò fatto a pezzi. Ah! Go! Ma intervenire, Rindo, che cazzo? Già rinuncia al tuo destino? Tamarindo, mi sa che Motoi è fuori gioco. Quella cosa che ha detto del suo fan mi tormenta. Stava parlando di me. E cosa intendeva con grandi speranze? Terra chiama Rindo! Magari riesco a scoprirlo se arrivo un po' prima. Che palle, Rindo! Ma sparati! Non ho niente da perderci a provare. Tipsy Top Soul, dobbiamo trovare Motoi in tempo. Rindo. Ma intervieni, ascolta. Se lui ti dice no è una mia guerra, tu gli dici vaffanculo. Ok, sono tornato. Devo sapere esattamente di cosa parlava Motoi. Costi quel che costi. All'inizio pensavo che fosse un bluff per spaventare Shoka, ma c'è qualcosa di strano in quello che ha detto. Eccoci nel territorio dei Fire Beauties. Ah, la tensione si taglia con un coltello. Pare a me o quest'area sembra ben più grande di un singolo territorio. Solo qui ci saranno abbastanza varie beauties per tre aree. Ora devo capire come risparmiare tempo in questo punto. Pensi che ci andranno piano con noi? Visto che Cannon ha detto che ci avrebbe aiutati. Non ci servono gli aiutini, io diamo una lezione a questi pagliacci. Come vorrei avere la vostra stessa forza mentale. Nah, non funzionerà mai. Di che parlate? Affrontarli uno per uno richiede troppo tempo. Se solo ci fosse un modo per metterli al tappeto tutti in una volta. Siamo dei semplici umani, Tamarindo. Metterli tutti insieme non mi sembra fattibile. Tu non capisci, Fred. Eravamo ancora in ritardo per aiutare Motoi. Cioè, in realtà, non è detto. Però voglio sentire il resto della conversazione con Shoka. È perché sei leso, sei leso. Sono tornato indietro nel tempo già due volte e ancora non bastava. Se vogliamo fare la differenza, è ora o mai più. Quindi vuoi metterli fuori gioco tutti insieme? E perché non proviamo ad attirarli tutti in un punto? Così però ci ritroveremo con una battaglia di difficoltà S. Tranquilla, è alla nostra portata. Che bello che la pensi così. D'accordo, facciamo così. Cosa? È l'unico modo per raggiungere Motoi in tempo, Fred. Sì, ma lui è un nostro rivale, Tamarindo. Ammesso che riusciremo a salvarlo, capisci che ci si ritorcerà contro. Può darsi, però non posso restare a guardare. Motoi ha fatto così tanto per me. Non potrei mai perdonarmelo se non facessi di tutto per salvarlo. E non si tratta solo di questo. C'è una cosa che devo sentirgli dire. Costi quel che costi. Allora, d'accordo. Allora, come vogliamo procedere? Vogliamo che tutti i giocatori si riuniscano qui, no? Giusto? Esatto, tuttavia fatico a immaginare come si potrebbe fare una cosa del genere. Portiamo qui il loro capo, ecco come. Aspetta, non capisco. Presente come vi trascino per tutta Shibuya? Aspetta, credi potercela fare? Per saperlo devo provarci io. È lecito pensare che le altre squadre reagiranno al rapimento del loro leader, soprattutto se siamo in pieno di una guerra per il territorio. Sì, il piano che proponete potrebbe funzionare. Bene, torno subito. Veloce come il vento. Magari potessi andare così veloce. Nobile Rindo. Sì? Le cose sembrano cambiate da quando a Central Street ci avete detto di aver viaggiato nel tempo. Vi dispiacerebbe aggiornarci sulle vostre vicissitudini? Ad esempio, c'è qualcosa in particolare che dovrebbe preoccuparci? Ovviamente, se non ve la sentite, ho i miei mezzi per ottenere tali informazioni. No, no, te lo dirò. Non ci tengo proprio a replicare la settimana scorsa. Ho sentito una cosa che mi ha turbato. E sveglia, amico! Sei già tornato! Excuse you? Bleh, sento che sto per vomitare. Un attimo, vedrete che arriveranno tutti. Cielo, vi siete dati la latitanza con il loro leader. Come dico sempre, basta essere prevedibili. Capito, grazie Bit. Ed ecco che arriva la cavalleria. Sarà uno scontro epocale. O la va o la spacca. Tanto, cosa sarà uno scontro contro 8? Si può fare, si può fare. Arrivati a sto punto del gioco, sai che novità. Sì, sono esattamente 8. Ah!
Ehi, too bad. Perfetto. Madonna mia. Contro tutta sta gente non c'è proprio possibilità che possano non venire colpiti da un colpo ad ampio raggio. Mamma mia, siete nella merda e ancora non lo sapete. E non c'è proprio neanche pericolo che io non possa, che io finisca senza punti vita. Cioè, recupero addirittura tutto quello che mi serve da quanti siete. Madonna mia, questo è stato schiacciato da un meteorite. Ed ecco fatto. 8 contro 4. Non male. E anche solo il 17%, nonostante abbiamo recuperato tutto. Wow, ce l'abbiamo fatta davvero. E beh, cosa avevi dubbi? Vediamo. Sveglia giocatori, è tempo di un altro aggiornamento. Il Witcher Twister ha conquistato un nuovo territorio. Questo significa soltanto una cosa. Bye bye Fairy Beauties. Fin qui tutto bene. Adesso è il momento di salvare Motoi. Prima però voglio sentire tutto quello che ha da dire. Tutto questo per un capriccio. Punto. Non c'è nient'altro da dire. Questo è tutto per un capriccio suo. Prima di andare da Motoi, allora andiamo a farci un'altra pappata. In teoria abbiamo spazio e sì, forse è la scelta migliore tutto questo. Meglio andare sui bonus che potrebbero darci statistiche extra. E poi quel 7 in attacco in più a Nagi di sicuro schifo non ci fa. Anzi, parliamone. Con questo e quello di prima abbiamo già fatto 14 in più di attacco. Cioè 14 a questo punto del gioco senza bonus. È vero, ci riempirà la barra della fame tantissimo, ma ne vale tutta la pena. Perché Nagi a questo momento del gioco è quella con le statistiche più sparate. Cioè veramente, a parte Bit che ha recuperato terreno in un nulla, cioè è superiore a livello di difesa già a Frette e a Rindo, Nagi invece proprio ma così. Quello che a me interessa in questo momento è lei, che sicuramente si sbloccherà domani. Lui per la super spilla e anche giustamente lei per la super spilla. Qualcun altro che ci sblocca le super spille? Va bene, non perdiamo oltre tempo e andiamo a cambiare il futuro di Motoi. Che poi tutto questo, lo ripeto, è solo un capriccio di Rindo. Punto. Non bisogna aggiungere nient'altro. Bonjour, madame. Mister Purarty in persona. Quale grande emozione conoscerti, che piacere. Per te forse. Ma già che ci siamo, dimmi un po', quant'è che mi stalkeri? So che sei tu quello che ha spifferato la mia situazione ad Ayano e Kubo. Razza di verme. Su, su, che comportamento indecoroso, signorita. Ah, datemi un secondo. Inviato. Ah. Ah. Ah, hai capito, Motoi. Tipsy Topso, quindi sei ancora lontano, temo che Shoka mi abbia scoperto. Beh, qual è il problema? Hai una cotta per il signor Twister, per caso? Insomma, ci deve essere un motivo per cui continui ad aiutarli. Io lo sapevo che Motoi è un falso, lo sapevo. Ma non importa, spero che ne sia valsa la pena, visto che non sei nemmeno riuscita a coprire le tue tracce, traditrice. E io non potevo chiedere di Mieux. Mi sono preso il merito degli indizi e mi sono ringraziato i demoni smascherandoti. Davvero, senza volerlo è stato tutto perfect. Ad ogni modo, è ora di scoprire quanto ci metterà. Sono allo Shibuya Stream, mi ha messo con le spalle al muro. È un bugiardo. Lo so, ho impresaputo. Volevo dargli il beneficio del dubbio adesso, ma... Se, l'ho sempre saputo.
Mi spiace rovinarti i piani, davvero, però una mezza tacca come te proprio non può niente contro di me. Non ne sarei così sicuro se fossi in tua, perché non sono davvero alone, vedrai. Ho degli alleati a differenza di te, cara Ashoka, alleati cui importa di moi. Mi spiace per chi è tanto idiota da allearsi con te. Allora, sputerrospo, come hai fatto? Li hai raggirati? O sono troppo stupidi per capire la situazione? Ma sta zitta, dimmi, hai idea di quanti follower avessi? Another era seguitissimo su tutti i social. Hai detto Another? Oui, madame, era il mio pseudonimo quando ero ancora vivo vegeto. Ma c'è un mio fan in particolare verso il quale nutro grandi speranze. So che non mi deluderà. Sai, la missione di oggi mi sembra ancora uno scherzo. Sono rimasto sconvolto quando l'ho scoperto. Ma mai quanto te, presa di mira così suddenly. In realtà non me ne frega niente di essere il bersaglio. Il gioco stava diventando troppo noioso per i miei gusti. Mi sta bene tutto purché lo renda interessante. Ah, Yaveo, interessante. Chi avrebbe mai pensato che la mera noia ci avrebbe portati qui? Ti starai rendendo conto della gravità della situazione? Non lo dai a vedere, ma sono sicuro che presto ti metterai a tremblare come una foglia. Ah, bella questa. È una gran bella immaginazione, questo te lo concedo. Che lastima, il mio cuore è con te, davvero. Guarda che faccia. Ma ormai non posso più tirarmi indietro, no? Ci sei solo tu tra me e il mio destino. Destino, dovresti smettere di leggere l'oroscopo. Cerca di restare con i piedi per terra, tesoro, perché non c'è modo che tu mi possa sconfiggere. Questo lo vedremo. Combatti la tua paura di combattere. La ricreazione è finita, gattita, e sappi che non mi aspetto nessuna pietà. Va bene, l'hai voluto tu, ma non dire che non ti avevo avvertito dopo che ti avrò fatta a pezzi. Aia. Ci rinunci al tuo destino? Continua a sognare, tesoro. Amico, lo sapevo che faceva finta. Non serve continuare a sognare, eh? Lo sapevo. Perché trasformerà i miei sogni in realtà. Il titolo di demone appartiene a Mua. Cosa? È arrivato Rindo! Bitches! Motoi, che cosa stai... Non credevo che saresti arrivato così presto, mio amico. Perché mi guardi così? Non vieni qui a darmi una mano? No, perché ora so qual è la verità. Finalmente ti vedo per quello che sei veramente. Uno schifoso verme? Non hai mai avuto intenzione di aiutarci. L'unica persona che volevi aiutare eri te stesso. Meglio tardi che mai, direi. Sai, mi fidavo di te. Ti ammiravo. Mio amico, sei così ingenuo, anche più dei Purards. Ti sei dimenticato che ci sono le nostre vite in gioco? Se non sei pronto a fare tutto ciò che ti serve per andare via, sei destinato a rimanere indietro. Adesso basta, io questo adesso lo scasso. Credetemi, Witch and Twisters, è da un po' di tempo che vi tengo d'occhio, visto che siete sopravvissuti al mio tentativo di sabotare il vostro duello su Susukichi. Cosa? Ho una notizia piccante per te, visto che sei così ambizioso. Quindi ci hai dato informazioni false di proposito. Ma certo, e ci siete cascati in pieno. Solo dei veri imbeciles potevano fidarsi di uno sconosciuto. Noi nel forum di LSRA abbiamo un nome per quelli come voi. Troll di prima categoria. Sì, quella roba lì, mi fai schifo. Io adesso lo faccio nero, Rindo. Una parola e te lo riporto a pezzi. Oh sì? Beh, credo. Scusa, ma sono un tipo impegnato. E temo di aver finito sia il tempo che la pazienza. Nothing personal. Perché non mi lasci i tuoi punti così posso andarmene, amico? Combattiamo Motoi? It's go time. Come lo combattiamo? Versione umana o versione potenziata come Susukichi? Time, yo. Ah, ma... una normale battaglia contro il boss di zona. Pronto, shall we? Dio mio, ti scasso, Motoi. Tu non hai idea di cosa ti combino. Quella! Inizia la conferenza di oggi. Allora, calmi tutti. Ma si stanno ricaricando la vita?
Oh, Motoi, la tua tattica merdosa è appena fallita, mi dispiace. Grazie per l'assistenza. Io ti scasso prima i tuoi compagneros. Wunderbar. Certo, Motoi. Dov'è? Eccolo qua, beccatelo in pieno. Raccolta fondi. Dio mio, Motoi. Mamma mia. Io ti scasso, sei appena stato tagliuzzato. 50.000 yen. Aia, no, la catena. Di nuovo la catena merdosa. Però non ci sono più Pure Heart. Mi dispiace, Motoi. Sei appena stato abbandonato dai tuoi stessi compagneros. Matta. All right, let's get the bolt out to everyone everywhere. Huh? What's that guy doing on his phone? Beccati questo, Motoi. Madonna, ti ho appena tirato una sassata in testa e te lo sei meritato tutto. Cretino di merda. Sei da solo, Motoi. Puoi tirarmi tutte le catene che vuoi, ma sei da solo. Sei da solo, io ti scasso. Beccati di nuovo questo. Perché fai schifo, Motoi, fai schifo. Grado S contro un coglione. Discordanza, credo che sia la catena che lanciava lui, ma non ci giurerei. Gotta say, I ain't really up for taking on Kitty Girl after that. Well, this is awkward. Eh già. Hey, Motoi. Tirogli un pugno, Rindo, fatti valere. Ironic, isn't it? Looking down on someone you looked up to. Everything went wrong. Ma va, chi l'avrebbe mai detto? I was supposed to become a reaper. Così non potevi essere eliminato. A loser like you could never become a reaper. You're wrong. Everything I've done will not be in vain. Adesso si ammazza da solo? You mean how you lied and cheated? I sure do, mi amigo. You and I both know this was never a fair fight. Even if we took the top spot, the tables would have turned on us soon enough. They don't play fair, why should we? Beh, l'ha detto anche... anche quell'altro. And here I was, all set to congratulate you and welcome you into our ranks. Mr. Kubo, wait! But not if you can't hold your own against a fellow reaper. Please, listen to me! Shoka deserves to be punished for abusing her position. You know she's been conspiring with the Wicked Twisters. And the only reason you do is because I informed you. Surely I deserve some sort of reward for helping the Reapers. Sì, ti elimino. Okay, kid. How's about I give you one more chance? So you're gonna trust this total stranger? Sounds like something only an absolute idiota would do. Idiota? Turning his own words against him. Cheeky. Oh, would you can it? I bet you haven't even said a single word to Shiba about this runt. Oh, no point hyping him up to the boss before he's proved himself. Proved himself by beating me? Even if he can't beat a real reaper, like... I'd watch your mouth if I was you, dollface. Wouldn't want to make the boss any angrier.
Stava per rivelare qualcosa, però, Let's just hope it ain't too late to get on your knees and beg for forgiveness. She's been helping us? Wait a sec. Does that mean she's the one who sent us those clues Ottimo. Yesterday? E tu l'hai trattata di merda. I ain't here to tell you what to do, though. You have told the higher-ups about me, haven't you? Certo! Oh, no, not yet. I was just on my way to go talk to them. But it's looking like maybe today ain't your day. Here's an idea. Why don't you try again next week? Next week? But my team's in last place now! Che sorpresa, Motoi! A next week for me! Oof! Well, them's the breaks. Please, Mr. Kubo, I can beat her! Just let me prove it to you. Sai che ti dico? No. Do me one better. Beat the twist is two and I'll consider it. All of them? Oh, but we literally just beat the guy. Esatto, abbiamo appena sfondato. Why must we fight? Haven't I already proven my worth as an informant? No. I exposed the traitor in your ranks. You could have found yourselves in grave danger without oh, my... but look who's the one in grave danger now. That a problem? Secondo me lui è stronzo, ma è bravo come demone. Cioè è l'unico che sta facendo il suo lavoro in modo pulito. All right, time's up. Guess taking out the target was beyond use today. We'll send official notice of your failure later. So keep an eye out for that. Bye for now. No, wait. Io l'ho sempre pensato che lui fosse un viscido. Motoi, be honest with me. You used to be another. Were you lying to people and screwing them over like this back then too? I was a really huge fan. You know, your words spoke to me. They spoke to me too. Ma quando sono arrivato qua? Make them my own. What? I just slapped my name on other people's content. Didn't write a thing. Are you kidding me? È un freebooter! È un freebooter! Think of it this way. All those great posts would have gone unseen. Oh, Gesù! After all, better to use them than to lose them, right? I didn't steal. È un freebooter! I recycled. Oh no, questo gioco è un insieme di meme di internet. Sounds like a win-win to me. But those days are gone. Another is a thing of the past. Oh mio, now my future isn't looking great either. All that's left oh, is to Gesù. See you on the other side. Perché penso che domani farà lo stronzo e riuscirà a sopravvivere in qualche modo? In an unexpected twist, today's target lives to fight another day. Ma va. While the Ruin Bringers maintain their impressive lead. Rin, dude. Let's leave them be for today, yo. Agreed. Beh, grazie di avermi salvata comunque. Ah, però. Allora, e con questo abbiamo confermato che gli uccellini non c'entrano con Shoka. Sarebbe stato sensato pensarlo con dei gattini, non con degli uccellini. E Motoi è stato aggiunto al social network. Anche il suo social network è pure inutile. You. Shoka tesoro, ti prego, adesso basta. Cosa? Non ho fatto niente. Non fare la finta tonta con me, sai benissimo cosa hai fatto. Ora mi devi promettere che farai quel che ti dico. Così Shiba sarà disposto a perdonarti. Chi è tua madre? Dai per scontato che io voglia essere perdonata. Francamente preferisco fare quel che mi piace. Smettila subito di fare la bambina. Solo il pensiero di non poterti mai più rivedere mi riempie gli occhi di lacrime, tesoro. Ayano, io spero che farai la cosa giusta, Shoka. No, non è sua madre, se no non la chiamerebbe per nome. Desire Destination completato.